'Tis the season for chicken fingers at Raising Cane's. Warm up with hand-battered, cooked-to-order chicken fingers, crispy, crinkle-cut fries, garlicky, buttered Texas toast, and the real source of holiday magic, Cane's sauce. And while you're treating yourself, don't forget to treat everyone on your list to Cane's gift cards and New York City-inspired plush puppies that benefit pet organizations. Happy holidays from Raising Cane's Chicken Fingers. One love. Maschile Francia Sudafrica tra poco in campo per questa seconda giornata dell'appunto torneo olimpico maschile di calcio di Tokyo 2020. Com'è? Benvenuto nella seconda stagione di Settimana Grezza. Per poter accedere, prego, inserire password. Ok, ma tu sai la password di sto computer di sta cabina, commentatore 5? Inserire password. Ah, la password è boot 3. Pippo invece chiamarla Pippo una password era troppo difficile. Pippo, Pluto e Topolino. Inserire password. Guarda, non c'è un foglio appeso, ma con una classifica di qualcosa. Password qui non ne vedo. Password errata. Ma boot è scritto BOOTH3? O boot BUT? Prego, inserire password. Pure il punto per complicarci le cose. Fosse il computer della NASA. Sì? Password errata. Allora, aspetta che adesso mi sta. Allora, Bigran. Aspetta. Adesso sei impallato, me lo segno da qua. Prego, inserire password. Allora, B grande, poi? Sì. Più complicata no, la prossima volta ci mettono anche un punto e virgola. Ma porca miseria. Grazie Giuseppe. Accesso consentito. Draghi mi ha chiamato che ero nel cortile dell'ambasciatore pakistano. E prima ancora ho fatto colazione con l'ambasciatore afghano. Oh, desidera sempre quello che ha Di Maio, eh? Prima un partito populista, poi un partito che perde consensi, ora il ministero degli esteri. Ci stiamo lavorando, io ho sentito l'ambasciatore turco, mi propongo di sentire anche l'ambasciatore russo. Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per poter parlare di politica estera nel caso in cui un ambasciatore voglia parlare con voi. Se vogliono parlare con Salvini, a chiunque potrebbe capitare. Eh sì, era da un po' che non ci si sentiva, eh? Però, Settimana Grezza da 2 anni di fila, le notizie calavano. Grazie al cielo però è arrivato agosto. E si sa che è il mese più pieno dell'anno a livello di notizie. E comunque è cambiato un po' il format, principalmente in questo modo. Così, per svecchiare un po'. Per svecchiare un po' torniamo a un format radio del 2010, praticamente. E comunque, nuovo format e anche in realtà un tentativo di apertura alla community. Ma lo scopriremo nelle prossime settimane. Intanto, se volete dare una mano alla produzione per la produzione di Settimana Grezza, basta scrivere in DM su Instagram, podcast Settimana Grezza. In ogni caso, in questa puntata di ritorno, cerchiamo di recuperare le principali notizie che ci siamo persi negli ultimi 2 mesi. E adesso parte Jacobs, Giappone fuori, Giappone sbaglia, Jacobs scappa via, non ha il punto di riferimento, andare, ottimo! Ottimo, attenzione, sta per succedere una cosa, Gran Bretagna all'interno, Gran Bretagna, Cina... Ho schiacciato il cambio dell'Italia! Gran Bretagna, Italia! 37 e mezzo! È stata davvero un'estate piena, eh? In un periodo molto pieno in cui l'Italia si è posizionata sempre più in alto nei notiziari di tutto il mondo. Record per il Covid, poi gli europei che hanno dimostrato che in Italia la musica dei giovani e i concerti fa ammalare le persone. Però anche il calcio fa ammalare, eh? Ma fa ammalare di passione. Beh, comunque, europei portati a casa. E se del calcio sapessi qualcosa in più, oltre al fatto che i tifosi della Lazio hanno una piccola tendenza fascista, probabilmente esulterei molto di più. E comunque, dopo gli europei, anche le Olimpiadi. Olimpiadi che in realtà sono diventate iconiche per un motivo. E adesso parte Jacobs. Sì, perché praticamente, se sei un bravo sportivo, la Lega Nazionalista non si lamenta se sei nato da genitori non italiani o se non lo sei del tutto. E la polizia invece non si fa problemi se hai il corpo pieno di tatuaggi. Quindi, un piccolo consiglio per gli amici che nei prossimi mesi arriveranno dall'Afghanistan. Beh, per essere ospitati in Italia, o ancora di più ai bambini che sono stati lanciati tra le braccia dei loro aguzzini, ecco, un piccolo consiglio.
Stai pensando di venire in Italia per dare una nuova speranza alla tua vita? Vorresti venire qui a imparare l'italiano per fare il fiorista, il cameriere o il commesso? Ma va! Ma va! Ma va! Ma va! Impara a correre forte! E poi è un consiglio sempre utile, anche nel caso in cui ai leghisti non basti più che siete campioni del mondo in qualcosa. E comunque queste Olimpiadi hanno davvero fatto la storia, Per noi, quantomeno, italiani. Addirittura c'è Wizz Air che sta ancora spingendo la pubblicità che dice che se chiamate vostro figlio Lamont come Jacobs, vi potrete trovare con un'iscrizione a vita al... Ma no, ma sti cazzi, non li facciamo pubblicità. Comunque cose pazzerelle con gente che deve dare nome ai figli. Oh, e comunque dopo le Olimpiadi e gli Europei 2020, anche se siamo nel 2021, torniamo in patria e parliamo di quello che davvero ha cambiato l'estate italiana. Una breve considerazione sulla certificazione verde. Il primo, ovviamente, ma questo che vi sia chiaro, il Green Pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche. Il Green Pass. Perché sì, così di botto, alla Francia a luglio viene in mente di farlo utilizzare e a quel punto, se loro ci hanno rubato la Gioconda, perché noi non possiamo rubargli un'idea? E così, anche se c'erano alcune regioni intasate con i vaccini ancora dalla prima dose, è partito il Green Pass da inizio agosto. Che poi non si capisce cosa ci sia di verde in un QR code, però alcuni personaggi hanno iniziato ad accusare la scelta dicendo di essere sotto una dittatura sanitaria. Cioè, già era così dalla mascherina, dal primo vaccino, poi anche col Green Pass. Ma la vera domanda in realtà è, come la prenderebbe un fan, un fanatico, un tifoso della Lazio, un nostalgico del ventennio, nel sentirsi dire che è sotto una dittatura? Mi scusi, lei cosa ne pensa di questa dittatura sanitaria sotto cui siamo? Sta facendo anche cose buone. Continuando a scartabellare le notizie principali di questi ultimi due mesi, è successa una robetta giusto in Afghanistan, ma ne abbiamo già accennato qualcosa in apertura. Draghi mi ha chiamato che ero nel cortile dell'ambasciatore pakistano e prima ancora ho fatto colazione con l'ambasciatore afghano. Però potrebbe essere interessante un breve approfondimento. In poche parole, nella complessa scacchiera della geopolitica mondiale, un sistema in cui più di tutto vige la regola della farfalla che sbatte le ali in Giappone e arriva un tornado a New York di nome Harry, ecco, sì, in questa scacchiera sono arrivati gli americani e hanno iniziato a fare la stessa cosa che il volo ha fatto nella camera dell'hotel di Sanremo qualche anno fa. Dopo 20 anni di permanenza e di lotta contro i talebani, gli Stati Uniti decidono di andare via, ma ovviamente facendo gli accordi con i talebani. Quindi succede un putiferio, città a fuoco, e Salvini si ritrova a parlare con il console pakistano. È sempre assurdo il complesso sistema di specchi e leve con cui Salvini si ritrova a salvare la situazione. E continuiamo comunque a parlare di Lega, ma ci spostiamo a Voghera, in provincia del Far West. Voghera, un posto conosciuto ai più principalmente per la produzione di barbabietole da zucchero e casalinghe, è diventato anche teatro di un episodio di razzismo verso gli italiani. Sì, perché un uomo marocchino con delle condanne penali precedenti ha deciso di aggredire il proiettile sparato dalla pistola dell'assessore leghista di Voghera. È che comunque la Lega tiene sicure le strade, eh? Vabbè, ovviamente il fatto ha sconvolto un po' tutti. Ma sì, ma probabilmente era entrato nella Lega quando ancora c'era un altro criterio di selezione. Ehi tu! Sì, proprio tu! Dimmi un po', ti piace la figa? E dimmi un po', per caso... Anche tu odi... Scusate, no, ho sbagliato. Cazzo, scusate, non... È abitudine, non volevo... C'era scritto libera interpretazione. E continuiamo a parlare di Italia, dove nelle ultime settimane, dopo concerti bloccati, poi altri concerti annullati, infine il concerto di Salmo, c'è stato anche un rave party in provincia di Viterbo, di cui tutti hanno parlato finché non sono arrivate le notizie dall'Afghanistan. Viterbo, ridente provincia, che ricordiamo essere famosa principalmente per la sua produzione di barbabietole da zucchero, comunque il rave di Viterbo è diventato famoso nel momento in cui è morto un ragazzo. Da lì abbiamo scoperto che sono morti cani, ma soprattutto che è nato anche un bambino. Praticamente hanno ricreato una vera e propria piccola comunità che si automodera. Una visione quasi romantica, per poi essere un luogo in cui la polizia aveva paura di entrare. Che poi il motivo per cui sarebbe dovuta intervenire la polizia era per questioni di Covid. Sì, perché per questioni di sanità. E si sa, nel Lazio ci tengono davvero tanto alla sanità. Così tanto che sempre nel corso dell'estate, a fine luglio, la regione Lazio è stata vittima di un ransomware che ha paralizzato tra le varie cose anche la prenotazione dei vaccini.
Alcuni maliziosi potrebbero pensare che l'accesso degli hacker fosse dato anche dal fatto che nei centralini tenessero tutte le informazioni per accedere al sistema, come nome utente e password, attaccati su fogli di carta ripresi anche dal TG Regione. La realtà è però che gli hacker sono entrati nel sistema per un dipendente sbadato in smart working, che probabilmente ha usato un sito non sicuro. Quale sito mai potrebbe essere non lo sappiamo, e anche se lo sapessimo non sarebbe il caso di dirlo, no? Bene, e infine parliamo anche di OnlyFans, famoso sito per creator, principalmente creator che fanno cose che non sappiamo, anche se sapessimo non sarebbe il caso di dirlo. Beh, comunque OnlyFans, sito principalmente utilizzato da escort, per delle questioni di accordi con i metodi di pagamento, quindi le banche, ha deciso settimana scorsa di eliminare il porno dalla piattaforma. Chiaramente stamattina è arrivato un nuovo comunicato stampa in cui OnlyFans annuncia che si tirano indietro da questa iniziativa. Anche perché togliere il porno da OnlyFans è un po' come togliere il razzismo dalla Lega. Si può fare, Però poi rimangono in pochi. Infine, sembravano spariti da 2 anni, ma forse ritornano di nuovo le sardine. O almeno, è uscito un post di Mattia Santori in cui, a quanto pare, le sardine si candidano con il PD. Con delle iniziative molto molto interessanti, Ma no, ma guarda, non mi interessa. Ma che cosa? Ma perché fondamentalmente non ho voglia di lavorare. Si vede. E no. Alcuni me l'hanno detto anche di cantare, Beh, potresti. Ma perché mi hanno detto che assomiglio al cantante quello dello Stato Sociale? Lo Guenzi. Però brutto. Sì. Molto più brutto. Però l'altro giorno ho avuto una visione. Qual era? Eravamo al parchetto con gli amici, quello di Bologna. Strano. E stavamo giocando a frisbee. E allora i miei amici mi hanno detto: ma facciamolo professionale. E a quel punto io mi sono detto: perché non fare uno stadio di frisbee? Professionale. Perché così lo mettiamo pure in culo alla Raggia Roma, che non ha voluto fare lo stadio per le Olimpiadi. E così impara. E ti dirò anche di più. A sto punto potrei anche candidarmi col PD. Perché il mortadella è anche un'ispirazione per molti, E non solo panino. Beh, comunque, Settimana Grezza è tornata ufficialmente. Per dare una mano al progetto basta scrivere su Instagram in direct, ehi là, con l'H o senza H. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, it's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.